Buongiorno, Perona Massimo domina SRL, un'azienda che è nata, un'azienda giovane, nata da 20 anni solamente, che si occupa principalmente nel campo del tessile. Tessile nel senso abbastanza trasversale, nel senso che non è la classica software house che fa il solito progetto, che fa il solito software, ma è una società che negli anni ha sviluppato tutta una serie di ricerche in ambito europeo. Dal 2002 ad oggi abbiamo gestito qualcosa come 14 progetti di ricerca europeo, quasi tutti in ambito tessile e tutti con un fondo di ricerca e di tecnologia che poi abbiamo portato nei prodotti in cui ci poniamo sul mercato. In particolare questo progetto, denominato Sirio, ma Sirio è un nome soltanto interno alla mia, in realtà parte in collaborazione con due grossissimi progetti, il Biz 4.0 e Nimble. Il Biz 4.0 si sa abbastanza, penso che si sappia di parecchio, perché è un po' lo standard di comunicazione nel tessile, è quello praticamente approvato e vagliato dalla Comunità Europea, nato addirittura nel lontano 2002, è stato sempre evoluto fino ad arrivare alle ultime versioni ancora oggi, anzi oggi soprattutto oggi utilizzati. Questo per dimostrare che qualsiasi cosa si fa in ambito di ricerca prima o poi comunque ritorna. La mia esperienza personale è stata che nel 2002 questo era un embrione di progetto in cui nessuno ci credeva e proprio qua in questa sede qua con Antonio ne avevamo discusso e oggi a distanza di quanti anni invece è tornato molto in primo piano, soprattutto sullo scambio dati tra le aziende. Il progetto invece che interagisce proprio con questo cluster è Nimble, che è un progetto anche questo finalizzato alla ricerca europea, è un progetto che intende praticamente mettere in comunicazione nel modo più semplice possibile aziende, soprattutto piccole e medie aziende. Piccole e medie aziende che magari non hanno un'organizzazione interna, qualcosa di così molto sofisticato e vasto, no? E cerca di mettere in comunicazione per cercare di dare uno scambio il più possibile di informazioni verso aziende e soprattutto verso clienti. Okay? Il contesto con cui si è sviluppato questo nostro progetto interno nasce da un concetto molto semplice, da un'azienda. Okay? Dal fatto che nell'azienda possono esserci uno o più reparti, parliamo di manifatturieri, quindi reparti produttivi. Nel momento in cui nascono queste esigenze, esiste il problema della gestione dei processi. Sappiamo tutti quanto sia difficile, magari in questi contesti, anche se vogliamo, magari anche semplici, no? Organizzare e gestire al meglio le informazioni. Ma avere soprattutto la possibilità a queste informazioni di mandarle a chi ci interessa, a chi vogliamo, magari anche all'interno della nostra azienda stessa, al capo reparto che è in giro tutto il giorno, che sta cercando pezze nei finissaggi, al dirigente che invece deve magari rispondere al cliente e in quel momento lì deve chiedere al capo finissaggio che gli dia la situazione delle, dove sono le sue pezze, dove sono i suoi articoli e quando penserà di finirli. Abbiamo ipotizzato quindi uno scenario del genere, l'azienda chiaramente per noi rimane sempre in primo piano, noi arriviamo da esperienze vere e proprie in azienda, io sono stato anni in azienda, non sono partito dall'alto, anzi sono partito da un livello molto basso e questo mi ha fatto conoscere l'importanza di organizzare al meglio i processi. L'azienda che ha tutta una situazione e ha tutta una serie di dati che ha a disposizione sempre, ma che molte volte sono intime all'azienda stessa. A questo punto ci viene in aiuto un grossissimo strumento oggi, che è la parte web. Oggi abbiamo la possibilità di poter diramare queste informazioni a qualsiasi livello, in qualsiasi momento e con una rapidità che fino a qualche anno fa era veramente impensabile. Oggi invece si riesce a farlo. Lo strumento principale, oggi penso che tutti, la maggior parte, penso che su 100 persone che ci sono qua dentro, penso che 99 abbiano in tasca uno smartphone, abbiano in tasca un dispositivo che permette di essere connessi al mondo, no? Noi abbiamo sfruttato da questo progetto, prendendo appunto una piccolissima parte di quello che era il cluster principale, che era Nimble, abbiamo sfruttato questa piccola particolarità per fare nostro invece uno strumento abbastanza importante. Nasce così un software, è nato un software adeguato appunto a questi scopi.
è uno strumento abbastanza innovativo, se vogliamo, perché è uno strumento che ci consente di avere sempre, a seconda dei ruoli, e quindi tutte... Scusate. Ok. A seconda dei ruoli a cui vengono praticamente assegnate a chi lo utilizza, avere la possibilità di un controllo di determinate informazioni. Queste informazioni ovviamente non sono informazioni che vengono contenute sul dispositivo, ma l'applicativo, essendo totalmente web-oriented, fa sì che questo vengano praticamente riportate nell'azienda. Varie sono le, varie sono le funzionalità di questo primo embrione di progetto. Attenzione, è un prodotto che è estremamente innovativo ed è un prodotto che secondo me sarà destinato ad avere ancora molti miglioramenti e molte altre richieste. Parte da una banalissima funzione, se vogliamo, di avere come concetto primario il fatto di avere una semplicità di uso e un'immediatezza delle informazioni, quello che vi ripetevo prima, che è una prerogativa oggi fondamentale per poter disporre e avere decisioni abbastanza molto rapide. La lettura, per poter avere questa informazione rapida, immaginate chi è in giro, chi è in un reparto, chi deve cercare un lotto, chi deve cercare qualsiasi dettaglio, una pezza, una carica, un qualsiasi cosa, ha la possibilità di avere. Oggi tutti i dispositivi smart hanno comunque la possibilità di avere un lettore di codice a barre, ok? Anche se questo non è fondamentale per l'utilizzo, comunque ne facilita di un uso utilizzo. La chiarezza delle informazioni. È molto importante che al primo impatto noi diamo un'informazione molto rapida, cioè si deve capire subito a che punto è lo stato di avanzamento di quello che stiamo cercando. Okay? Quindi immaginiamoci di essere in un processo di finissaggio, in questo caso qui, no? Vedete che c'è una barra che è colorata, no? E ci dà un'indicazione di dove la mia carica, il mio lotto, la mia pezzone, la mia pezza è in questo momento in fase di lavorazione, in base a un lead time che è chiaramente definito da un RP, definito da regole assolutamente aziendali. La possibilità anche di avere a bordo, la possibilità di avere l'immagine di quello che stiamo cercando, di quello che stiamo andando a cercare in giro per il nostro reparto, può essere fondamentale. E abbiamo la possibilità di avere un archivio di immagini, ma non solo di averlo a livello di database, quindi a livello aziendale, ma di potercelo creare man mano che ci troviamo davanti al nostro oggetto, al nostro tessuto, fotografandolo direttamente. Quindi con lo smartphone ancora ritorniamo ad essere uno strumento che è flessibile. A questo punto scatta la foto, è legato a quella tipologia di prodotto, addirittura a quella tipologia di lotto, e viene immagazzinata nel sistema. La possibilità poi di scendere assolutamente nei dettagli, quindi data una situazione iniziale di riepilogo, quindi molto, diciamo, al primo livello, molto ad alto livello, si scende invece sempre di più nei dettagli. Quindi, come dicevo, l'immagine del tessuto, ma soprattutto anche la possibilità magari di avere la gestione, una gestione dei difetti, quindi poter catalogare dei difetti, poter rendere subito magari al cliente discutibili. La mando avanti in un certo modo, procedo per altre tipologie di lavorazioni, ritocco addirittura magari delle variabili, dei dati tecnici intimamente legati al prodotto. Oggi si progetta normalmente, quando si progetta un tessuto, poi dopo la parte, diciamo, di finissaggio viene un po' demandata a quello che è un po' l'esperienza di quello che è il finissaggio. La raccolta invece di tutte queste informazioni fa sì che poi con degli algoritmi e con degli esami, delle analisi statistiche, riusciamo a ricondurre magari più pezze, più lotti lavorati in un certo modo a una definizione standard di quello che potrebbe essere la lavorazione del tessuto. Parlando sempre di informazioni, questo è soltanto un esempio di quello che potrebbe essere un elenco banalissimo, facile, di un elenco di fasi di lavorazione effettuate rispetto a una quantità rilevante, con la possibilità di avere, in questo caso qui, anche la possibilità di una possibile data di consegna verso il cliente. Quindi di poter analizzare
in questo modo molto in dettaglio la percentuale di avanzamento. Poter gestire delle note particolari sul prodotto, poter gestire note particolari sul lotto, consultare l'elenco delle fasi a cui il ciclo è associato. A questo punto, se noi andiamo, ecco qua, andiamo ad analizzare, abbiamo tutta la parte delle invece variabili tecniche. Quanto questo sul nostro lotto ha influenza, cosa vuol dire, che tipo di altezza dobbiamo raggiungere, che numero di giri per un determinato passaggio di finissaggio dobbiamo fare, e quali sono le informazioni per un forlone, qual è la velocità di una garzatura. Questi sono soltanto esempi, chiaramente poi tutta questa parte qui viene arricchita da quella che è la base aziendale, la base dei dati aziendali. Vado un pochettino più veloce, scusatemi. Ok, salto questo, quello che praticamente ho detto. La condivisione, ecco, è molto importante, ad esempio la condivisione di dati. Ci troviamo di fronte molte volte a dover ricercare per qualsiasi motivo o dover mandare via delle informazioni in modo molto veloce al cliente. Ok, possiamo fare il pack, possiamo fare le mail, possiamo fare tutto. L'utilizzo di questo della parte, qui ritorno alla prima cosa che ho detto, al fatto che comunque i progetti, comunque di qualcosa poi si riutilizza. Vedete che sotto c'è un marchio che è Bits. Questo Bits rappresenta lo standard di comunicazione. E qui ci sono soltanto due esempi. Possiamo inviare l'esempio del rapporto della qualità della pezza, nel senso i difetti che in quel momento ha al cliente per poterli valutare un possibile altra lavorazione. Faccio notare una cosa, che sono standard le comunicazioni, quindi da qualsiasi parte vengono recepiti con un sistema analogo, vengono recepiti allo stesso modo. Quindi non abbiamo un formato proprietario per un'azienda, è un formato standard. Okay? Questo è quello che ho detto, delle risposte urgenti. Ok, la possibilità, come dicevo prima, di poter, in base allo stato di lavorazione, al lead time, definire una data di consegna probabile per quello che è la lavorazione in atto in questo momento. E quindi dare una risposta al cliente molto soddisfacente. Avere anche, magari sui nostri piani di lavoro, quindi sul piano di lavoro del reparto stesso, indeterminati, magari momenti in cui si sa che ci sono criticità in varie fasi, avere la sensazione di quello che potrebbe succedere domani. Ok? Ok, la possibilità di operare, questa è l'operatività. Lo strumento non vuole essere soltanto uno strumento dal punto di vista di lettura dei dati, ma anche di operabilità. Con questo si possono determinare a bordo macchina delle cariche, per cariche magari intendiamo la stessa tipologia di prodotti che vengono lavorati con le stesse fasi, nelle stesse sequenze, con le stesse variabili tecniche. E a questo punto il sistema controlla che non ci sia un errore da parte di chi mette assieme i vari articoli per poterli lavorare, ok? Anche qui, scusate, mi sono tornato indietro, di pazienza. Ok, ci sono. La possibilità di determinare diversi stati di avanzamento, lì praticamente a bordo della macchina a cui si sta operando, ok? Quindi poter notificare avanzamenti, stati successivi, poter passare informazioni a chi l'articolo, a chi la matricola, la pezza lavorerà in un secondo tempo. Cosa, ho terminato, cos'è che ci si può aspettare da questo? Beh, direi che come tutti i progetti, come tutte le cose, bisogna sempre cercare di fare cose oggi si pensa che siano un po' un'utopia a oggi, ma che un domani sicuramente, secondo me, invece porteranno benefici. Li porteranno all'azienda, ma oggi vediamo che non è solo l'azienda, ma anche il singolo acquirente, il singolo cliente che va a comprare il capo nel negozio. Ok? Grazie.